Amicizia, riconoscenza e sentimenti alla base della grande adunata nazionale che chiude la tre giorni alpina. In 300.000 hanno sfilato dalla caserma Rossi sino a Piazza d'Armi, a chiudere la sezione Abruzzi con oltre 12.000 presenze che lascia il testimone ad Asti, città sede della prossima adunata. Per la città dell'Aquila è una scommessa decisamente vinta, perché si è dimostrato anche ai più scettici che l'Aquila è in grado di ospitare grandi eventi senza andare in affanno e in confusione. Assolutamente impeccabile, infatti, l'organizzazione, prima e dopo la sfilata vera e propria, scandita in ogni suo passo da quattro bravissimi speaker che hanno infiammato gli spettatori, hanno anche ricordato quanto sia importante l'Associazione Nazionale Alpini per l'Italia intera, senza mai fare riferimenti politici, anzi pungolando spesso gli stessi. Grandi protagonisti, gli alpini di ieri e di oggi, le numerose associazioni di protezione civile che hanno operato all'Aquila nel doposisma, applauditissime. Per lei che viene da fuori e che è già stata qui, ha visto le difficoltà, che effetto fa oggi essere qui? È un'emozione grande, una commozione, perché l'abbiamo proprio vissuto in primis questa realtà del terremoto. Anche la nostra protezione civile si è prestata molto. Quasi 12 ore di sfilata, lo stivale raccontato dai suoi alpini, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Gli alpini lasciano l'Aquila, regalando un'esperienza indimenticabile per chi l'ha vissuta. Loro, gli alpini, passano, sfilano, sorridono, stringono mani, dispensano abbracci e dicono: insieme ce la faremo. Una speranza per l'Aquila.